Fra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il telegiornale di ETV. Purtroppo dobbiamo aprire questa edizione con un altro incidente mortale avvenuto questa volta a Imola, è l'ennesimo che succede negli ultimi 7 giorni a Bologna e provincia, tante le vittime ma anche i feriti che hanno riguardato soprattutto i più piccoli. Sentiamo allora i dettagli dell'incidente che è successo questa mattina a Imola. Uno scontro fatale è quello che è costato la vita a Francesco Zaganelli, un uomo di 76 anni, residente a Lugo, che mentre era in sella alla sua bicicletta è stato travolto e ucciso da un'auto condotta da un giovane di 21 anni di Dozza. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 51 via Nuova all'altezza del civico 31 a Imola. Stando alla prima ricostruzione fatta dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto per i rilievi di legge e sentiti anche alcuni testimoni, l'auto, una Mercedes, procedeva in direzione Mordano quando il conducente, forse a causa dell'alta velocità, non è stato in grado di evitare il ciclista che procedeva nella stessa direzione. A seguito dell'impatto il 76enne è stato sbalzato per diversi metri e l'impatto a terra è stato fatale per l'anziano. I sanitari, quando sono arrivati sul posto, infatti hanno constatato il suo decesso. Il 21enne alla guida della Mercedes dovrà rispondere di omicidio stradale. I veicoli coinvolti non sono stati sottoposti a sequestro penale, fanno sapere dal comando della polizia locale di Imola. L'incidente è l'ennesimo avvenuto nel bolognese negli ultimi 7 giorni che ha contato diverse vittime e tanti feriti, tra questi anche alcuni adolescenti. In particolare a Castel d'Argile un 16enne è stato investito da un'auto ed è tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna. L'adolescente animatore dell'estate ragazzi del comune della Bassa Bolognese stava giocando in strada con un amico quando è stato investito dall'auto. Migliorano invece le condizioni della bimba di 6 anni rimasta coinvolta in un incidente avvenuto sul ramo verde della tangenziale di Bologna. Parliamo di alluvione, della polemica che si sta maturando in queste ore dopo le dichiarazioni del vice ministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami, che ha scritto in un post: ad oggi ancora la regione, intesa come Emilia-Romagna, non ha trasmesso al governo, benché richiesto, nessun elenco degli interventi da seguire. Ha chiesto 2,3 miliardi subito sulla fiducia. Voi vi fidereste di Schlein e compagni? PS, la cura del territorio colpito era competenza loro, ha scritto in un post il vice ministro, riferendosi alla ricostruzione post alluvione in Emilia Romagna, parole che hanno subito suscitato la polemica degli esponenti del Partito Democratico. Per la regione Emilia Romagna ha risposto il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Davide Baruffi, definendo davvero incomprensibile e fuori luogo l'inutile polemica di Bignami, che sa o dovrebbe sapere che la ricognizione puntuale dei danni è attivata dal commissario per l'emergenza, così come disposto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile. E poi vedete anche nella foto impressa, c'è scritto nel post del Partito Democratico, Bignami ammette che il governo ha abbandonato l'Emilia-Romagna, con la famosa foto che ritrae il vice ministro ai tempi della sua gioventù. E poi ancora, le provocazioni e gli insulti del vice ministro Bignami alle istituzioni emiliane e al PD sono la prova che la destra sta giocando sulla vicenda dell'alluvione una partita tutta politica sulla pelle delle amministrazioni, delle imprese, delle famiglie di quel territorio, ha detto il presidente e senatore del PD Francesco Boccia. Non è mancata la controreplica del vice ministro, che ha scritto sempre in un post su Facebook: la reazione isterica che il PD ha avuto nei miei confronti dimostra che ho ragione. Il loro disprezzo, fin da quando ero consigliere di quartiere
Per me è la migliore riprova che sono nel giusto. A questo punto mi aspetto però che rispondano nel merito, perché non danno i documenti per poter sbloccare i sostegni a chi ne ha diritto, perché continuano a mentire, ha scritto ancora Galeazzo Bignami, vice ministro alle infrastrutture. Parliamo adesso di Piazza Aldrovandi, perché quella trascorsa dai residenti è stata una notte tranquilla grazie alla stretta e ai controlli svolti dalla polizia locale di Bologna. Sentiamo. Quattro pattuglie della Polizia Locale di Bologna hanno presidiato fino all'alba Piazza Aldrovandi. Gli agenti affiancati da street tutor e ausiliari hanno evitato l'ennesima notte insonne dei residenti che da tempo lamentano una situazione insostenibile e così hanno potuto godere di una notte di riposo e silenzio almeno contenuto. Siamo soddisfatti per come è stata gestita la notte appena trascorsa, ci ha riferito l'avvocato Barbara Guidicini che assieme ad altri cittadini nei giorni scorsi ha scritto una lettera al sindaco di Bologna Matteo Lepore e al questore Isabella Fusiello, nella quale si chiedeva un intervento rapido e risolutivo per la movida che da sempre ha tolto ore di sonno ai cittadini. Una prima risposta da parte dell'amministrazione c'è stata. Il confronto prosegue lunedì pomeriggio dopo la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, fissato invece la mattina. Quella che si apre sarà una settimana dove non mancherà i confronti con i cittadini e i comitati di tutta l'area della zona universitaria, un quadrilatero quasi silenzioso di giorno e scatenato di notte. Lo sanno bene i residenti di Via Petroni che lo scorso fine settimana hanno fatto rilevare da un tecnico abilitato il livello di suono e dei rumori nelle ore notturne. L'esito, che sarà presentato giovedì 12 in un incontro che i 15 comitati avranno con il capo di gabinetto Matilde Madrid, non sono incoraggianti. Si parla di 122 decibel superiori al livello consentito dalla legge. E restiamo in zona perché vi vogliamo mostrare le immagini che ci ha inviato un nostro telespettatore che riprendono la retromarcia fatta da un'ambulanza in via delle Moline. Siamo intorno alle 23:15 di ieri sera e un'ambulanza, come detto, si è recata in via delle Moline per soccorrere una persona, ma al momento di trasportare il paziente in ospedale, l'autista, come vedete nelle immagini, è stato costretto a percorrere la via nel tratto compreso tra via Belle Arti e via del Borgo di San Pietro in retromarcia con non poche difficoltà e non solo per il continuo passaggio delle persone, ma per i deors che praticamente hanno invaso la strada. Ora, la regolamentazione dei deors nelle strade pedonali è differente rispetto ad altre situazioni, ma come raccontano anche i residenti della zona, non è la prima volta che si verifica un episodio simile con pazienti anche in condizioni critiche. Il dibattito sui DEOR sicuramente è molto animato anche in questo periodo. Ecco, vedete appunto le immagini che sono state girate dal nostro telespettatore ieri sera. E adesso andiamo a Casalecchio perché sono state rimosse e fatte brillare le bombe che sono state ritrovate in un cantiere di lavoro e che hanno costretto circa 3.000 residenti di Casalecchio, di una zona di Casalecchio, ad evacuare dalle loro abitazioni. Sentiamo. Per Casalecchio di Reno la rimozione degli ordigni bellici sta diventando quasi una consuetudine. Nel giro di pochi anni, infatti, è la quarta bomba day che il comune bolognese affronta con tutte le precauzioni del caso. Così è stata anche in questa giornata, che ha visto disinnescare da parte dei ingegneri dell'esercito effettivi al reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore i due ordigni bellici rinvenuti durante un cantiere. Si tratta di due bombe d'aereo gemelle del peso di circa 500 libbre di fabbricazione statunitense che sono stati rinvenuti in pessime condizioni di conservazione ma ancora attive. Quasi 3.000 persone interessate, le operazioni si sono svolte tranquillamente, abbiamo iniziato un po' dopo l'orario previsto alle 7:30, ma abbiamo concluso direi intorno alle 9:15 e quindi l'operazione si è svolta nei migliori modi. È la quarta operazione a Casalecchio, quindi siamo già molto attrezzati. Quindi grazie a tutti e speriamo di non averne un'altra. Soddisfatto per il coordinamento tra le varie istituzioni coinvolte anche l'assessore alla sicurezza e protezione civile Paolo Nanni. 34 uomini impegnati della Polizia Locale.
100 uomini in forza venuti da Bologna, gli elicotteri, la protezione civile a livello regionale. Nel giro di 2 ore scarse si è terminata l'operazione, quindi ormai la macchina è oliata. 3, 2, 1, fuoco! E dunque queste le immagini che dimostrano come le bombe della Seconda Guerra Mondiale sono state fatte esplodere, o meglio brillare. E una donna di 48 anni, residente a San Pietro in Casale, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna per un trauma cranico riportato a seguito di una caduta avvenuta durante un'escursione nel Modenese, nelle cascate del Doccione. L'intervento del soccorso alpino Emilia Romagna della stazione Monte Cimone è stato attivato ieri pomeriggio intorno alle 17, dopo che è stata stabilizzata la donna, è stata trasportata appunto all'ospedale maggiore. I caregiver sono gli eroi della quotidianità, lo ha detto il direttore generale dell'ASL di Bologna, Paolo Bordoni, in un'iniziativa che si è svolta in città. Sentiamo. Anziani, persone disabili con disagio mentale o semplicemente malate, ogni giorno possono contare a più livelli sui propri cari, dai bisogni emotivi a quelli psicologici, dalle necessità fisiche a quelle assistenziali. I caregiver familiari si prendono cura dei bisogni del parente, spesso sacrificando tempo ed energie personali. Valorizzare il loro impegno quotidiano, offrire uno spazio di ascolto, riflessione e confronto sulle buone pratiche e sulle risorse presenti sul territorio per sostenerli è stato l'obiettivo dell'iniziativa Tante Voci, Una Voce. I caregiver si raccontano, promossa dall'azienda USL di Bologna in collaborazione con il Comune, la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria e le associazioni di volontariato, la Casa della Comunità Porto Saragozza. I caregiver sono tantissimi, perché noi possiamo, diciamo, censire quelli che sono cosiddette badante, persone esterne alle organizzazioni familiari, ma molto spesso i caregiver sono i familiari stessi, i genitori, i fratelli, sorelle che si prendono carico delle persone in momenti di fragilità, quindi sono un esercito infinito che lavora in una rete, per fortuna, una rete di servizi dove l'azienda sanitaria è sicuramente protagonista, ma anche i servizi comunali, dove ci sono altre associazioni di volontariato. Ecco, il caregiver è una persona che è difficile, che lavora un po' nascosta, che non emerge. No, loro sono gli eroi della quotidianità. Allora, questa consapevolezza, secondo noi, si rafforza aumentando il dialogo, sentendo le loro esperienze e coinvolgendoli. Siamo consapevoli che per fare un ulteriore passo avanti c'è, ad esempio, la necessità riscontrata più volte di agire sulla formazione del caregiver, no? Soprattutto quando si fa carico di persone con patologie o con problemi complessi, dove non basta l'azione dell'azienda sanitaria, ma serve quell'accompagnamento, quell'aiuto. Ecco, la formazione è importante. Patrick Zacchi ha consegnato la sua tesi di laurea e chiederà alle autorità giudiziarie egiziane di poter discutere in presenza a Bologna la sua tesi. Lo ha annunciato oggi lo stesso studente universitario che si trova in Egitto, come ricorderete il suo caso, che è stato in carcere a lungo proprio perché è ritenuto un personaggio scomodo dalle autorità giudiziarie. E oggi ha consegnato la copia finale della tesi e chiede alle autorità appunto giudiziarie egiziane di poterla discutere in Italia. Come ho detto molte volte, siamo impazienti di riavere Patrick fra noi. Quando avrà il permesso di tornare sarà una gioia non solo per l'alma mater ma per tutto il paese, è stato il commento del rettore dell'Università di Bologna, Giovanni Molari. E adesso vi parliamo di un'iniziativa che c'è stata ieri sera in centro a Bologna, un'iniziativa promossa da Bimbo Tu, ci racconta tutto Simona Iannessa. Una bellissima serata, soprattutto un contesto meraviglioso. Come è venuta questa idea? Beh, effettivamente è una cosa che toglie il fiato. L'idea è venuta da un caro amico della Banca di Bologna, dal dottor Ferrari,
che ha detto dovremmo fare quello che succede a Parma. Questa è una cosa che succede a Parma, la cena dei mille, e noi l'abbiamo riportata, però con un taglio sociale, quindi ecco che c'è il sapore migliore di questo cibo. E questa è una serata che ha una fortissima vocazione sociale. Il ricavato, l'utile di questa serata verrà devoluto alla Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche, perché la Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche ha un progetto importantissimo, che è quello di creare il Bellari Research Center, il centro di ricerca per le scienze neurologiche al Bellario, nella nostra città, e da qui nasce il nome, Be Great, perché Bologna deve essere grande e Bologna può diventare grande. Bimbo Tu ha voluto sottolineare insieme a ASP, Città di Bologna, che la cosa deve essere fatta ora. Adesso dobbiamo costruire il Bellario Research Center, e questa è una serata magica, anche perché produrrà questo grande traguardo. Città di Bologna è commovente, perché non solo si dona, si presta, vedete, noi siamo qui ospiti di una Bologna che ci accoglie a braccia aperte, e i cittadini bolognesi non smettono mai di stupirmi, perché nel giro di un mese abbiamo venduto più di 800 biglietti. Più di 800 biglietti vuol dire che proprio le persone ci credono, e che credono a quello che ha fatto Bimbo Tu, e che quello che Bimbo Tu fa, che farà nel tempo. Perciò io non posso non che essere grato a tutti i cittadini bolognesi, alle donne bolognesi, alle famiglie bolognesi, che tutte le volte sono capaci di stupirmi in questa maniera. E come avete visto, c'erano tante persone alla cena promossa da Bimbo Tu, ma tante persone erano presenti anche alla performance del funambolo. Andrea Loreni, che adesso vedremo le immagini, ha fatto una camminata sospesa nel cielo su un filo sottile nel cimitero monumentale della Certosa, sullo sfondo il profilo di San Luca, un'immagine, come possiamo vedere insieme, di straordinaria potenza evocativa, quella che ha messo in piedi Loreni, che ha dipinto per il pubblico di Bologna Portici Festival, l'iniziativa del comune. È stata una delle sfide più emozionanti della mia carriera, ha detto Loreni a fine della sua performance. Vedete qui anche le immagini. E adesso andiamo a Dublino, presso la National Gallery of Ireland, perché resterà aperta fino a fine agosto una mostra interamente dedicata alla pittrice bolognese Lavinia Fontana. Un riconoscimento ad una grande artista, prima donna ad aver successo come pittrice, ma anche un riconoscimento alla nostra città. Personale Lavinia Fontana, Trailblazer, Rule Breaker, che la National Gallery of Ireland dedica alla celebre artista bolognese. Tra i massimi rappresentanti della pittura tardo-manierista in Europa, Lavinia Fontana è considerata da molti la prima donna artista a raggiungere il successo professionale al di fuori dei confini di una corte o di un convento. La pittrice fu la prima donna a gestire una propria bottega e la prima a dipingere pale d'altare pubbliche e nudi femminili. Mantenne una carriera attiva dipingendo per molti mecenati illustri e assumendo al contempo il ruolo di moglie e madre. La mostra riunisce una selezione delle sue opere più apprezzate, provenienti da collezioni pubbliche e private internazionali, come viene spiegato in queste interviste realizzate a Dublino grazie alla collaborazione di Antonella Zangaro. Qui a Dublino abbiamo 66 oggetti in mostra, in una mostra dedicata esclusivamente di Lavinia Fontana, e questa è la prima mostra per più di 20 anni dedicata esclusivamente a Lavinia Fontana. E abbiamo molti dipinti, ma anche abbiamo disegni e altri oggetti come tessuti, documenti della periodo, e ci danno un finestra all'epoca di Lavinia. Lavinia Fontana era la prima donna ad avere successo professionale e economico come pittrice, e che divenne una celebrità pittrice del suo tempo. E anche Lavinia Fontana aveva un apprezzo sui dettagli dei costumi, delle vesti delle clienti in Bologna, e i gioielli e i dettagli molto molto rifinato di questi oggetti.
Nelle opere di Lavinia Fontana c'è tutta la città, c'è l'importanza dell'industria, soprattutto dei tessuti, perché questa era una parte molto importante del movimento industriale della città. Si usa tessuti riconosciuti in tutta Italia di essere specializzati in Bologna, per esempio l'organza, i veli. E queste sette che era proprio, proprio quei tessuti di Bologna. E parliamo adesso di un'altra bolognese che viene celebrata a New York. Stiamo parlando di Raffaella Carrà, infatti proprio oggi avrebbe compiuto 80 anni. E come state vedendo in questa foto, è stata messa una gigantografia che campeggia sugli schermi pubblicitari del Times Square. L'artista, come detto, oggi compie 80, avrebbe compiuto 80 anni ed è stata scelta da Spotify Equal con lo scopo di promuovere l'uguaglianza nell'industria musicale. Restiamo in ambito di cultura perché adesso sentiamo nell'intervista di Riccardo Borsari come stanno andando le affluenze di pubblico alla Pinacoteca bolognese. Ecco, quali sono i risultati che avete raggiunto dal punto di vista delle presenze qui alla Pinacoteca di Bologna? Le presenze stanno crescendo, oramai diciamo c'è un trend di crescita che non si è fermato dalla pandemia in avanti. Oltre al numero dei visitatori siamo molto felici per tutte le persone che vengono alle nostre numerose iniziative, conferenze, concerti, stiamo presentando diverse attività qui in museo e siamo molto felici di riscontrare che le nostre prenotazioni sono sempre complete, quindi c'è sempre grande afflusso e grande interesse per quello che facciamo. Un altro dato molto positivo per noi è una presenza di giovani importanti. Questo lo riscontriamo non solo, diciamo, camminando per le sale del nostro museo, ma anche dalla vendita dei biglietti. Noi abbiamo la gratuità per gli studenti che frequentano le facoltà umanistiche e un biglietto a 2 euro invece per gli studenti universitari che frequentano le altre università. E siamo molto felici di riscontrare che abbiamo molti biglietti di questo tipo. Quindi anche con le attività che forse abbiamo fatto assieme all'Università, al Dipartimento delle Arti, credo che siamo riusciti nell'attrarre questo pubblico giovane che per noi è fondamentale. Per quanto riguarda le presenze dall'estero? Presenze dall'estero, ci sono anche molti stranieri, ma questo diciamo è naturale perché come sappiamo il turismo straniero è in crescita in città e naturalmente soprattutto dopo l'accordo che abbiamo fatto con Bologna Welcome e quindi abbiamo inserito la Pinacoteca all'interno della promozione turistica cittadina, abbiamo visto che molti stranieri comunque vengono, la frequentano e hanno imparato a conoscere questo importante museo. Questa edizione si chiude qui, grazie per l'attenzione, arrivederci. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.